morbillo, parotite e rosolia. Tra i nemici è un grande alleato, il vaccino. Il morbillo, la parotite, conosciuta come orecchioni, e la rosolia sono malattie infettive provocate da virus che si trasmettono attraverso goccioline di saliva infetta o contatto diretto con oggetti contaminati. Così può accadere che i luoghi dove si ha più stretto contatto con le persone siano quelli dove più facilmente ci si può contagiare. La casa, gli ambienti lavorativi chiusi in cui si ha contatto tutto il giorno con colleghi o clienti, l'asilo o la scuola, i luoghi pubblici come bus, treni e cinema, sono solo alcuni esempi di spazi a rischio contagio. Ma andiamo a vedere come si comportano queste tre malattie e lo faremo grazie a tre amici. Mario, che ha preso il morbillo, Paolo con la parotite e Rosalia, che si è ammalata di rosolia. Mario non si sente bene. Torna a casa con la febbre alta, il naso che cola, la faringite e la congiuntivite. Ha anche delle macchioline bianche all'interno della bocca, le macchie di Koplik. Il medico che lo visita trova le prime tipiche macchie dell'esantema dietro le orecchie. Diagnosi: morbillo. Lo ha incubato per un periodo che va dagli 8 ai 14 giorni e già da 3-4 giorni è contagioso e lo sarà per i prossimi 4. In 2-3 giorni l'eruzione cutanea si diffonde alla faccia, al collo, al tronco e agli arti. Nei casi non complicati, verso la quarta giornata dal suo inizio, l'esantema comincia a impallidire e scompare. Scomparso l'esantema, si verifica una desquamazione che di norma risparmia il palmo delle mani e le piante dei piedi. Non esiste una terapia specifica per il morbillo e Mario usa il paracetamolo per abbassare la febbre, sciroppi per calmare la tosse e colliri per ridurre il fastidio agli occhi. Si utilizzano gli antibiotici soltanto nel caso in cui insorgano delle complicanze. Può associarsi diarrea, per questo motivo è importante mantenere un buon livello di idratazione del paziente. Mario, ora che l'ha avuto, è immune dal virus del morbillo per tutta la vita. Il morbillo può avere complicanze gravi, soprattutto se ad ammalarsi sono bambini piccoli o persone con più di 20 anni. L'encefalite acuta, la più grave tra le complicanze da morbillo, si verifica in un caso ogni 1000 di morbillo, di solito in un lasso temporale che va da 2 giorni a 3 settimane dopo l'inizio dell'eruzione cutanea, e si manifesta con febbre alta, mal di testa, vomito, rigidità della nuca, convulsioni e coma. Porta alla morte nel 15% dei casi e provoca danni permanenti come convulsioni, sordità e ritardo mentale nel 40% dei casi. La PESS, parencefalite sclerosante subacuta, è una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, una complicanza rara, ma che esiste e può comparire anche diversi anni dopo l'infezione, in circa 5-10 casi su 1 milione di morbillo. Causa deterioramento intellettivo, convulsioni, anomalie motorie sino alla morte, nell'arco di 1-3 anni. Per questi motivi il morbillo viene giustamente considerato la più grave tra le comuni malattie infettive dell'infanzia. Paolo, un bambino di 6 anni, ha preso la parotite. La parotite è conosciuta con il nome popolare di orecchioni e anche se è considerata una malattia dell'infanzia, può colpire anche gli adulti. La maestra chiama la mamma di Paolo perché non sta bene, ha la febbre, uno stato di malessere e un forte mal di testa. Una volta a casa il dottore lo visita e riscontra il dolore alle orecchie e alla palpazione dell'angolo della mandibola. Diagnosi: parotite. Paolo ha incubato la malattia per un periodo che può variare da 2 a 4 settimane ed era contagioso già da circa una settimana. In 2-3 giorni una delle parotidi di Paolo si ingrossa e dopo un paio di giorni viene colpita anche l'altra parotide. Ora si capisce perché questa malattia è chiamata orecchioni. I sintomi spariscono nel giro di una settimana e la malattia regredisce di solito senza grandi complicanze, specialmente nei bambini. Anche per la parotite, però, possono esserci complicanze più o meno gravi. Meningite si osserva nel 15% dei pazienti e si risolve senza conseguenze dopo 3-10 giorni. Colpisce più gli adulti che i bambini e i maschi più delle femmine. L'orchite, infiammazione dei testicoli, è la complicanza più frequente nei maschi in età postpuberale, colpendo fino al 50% dei maschi in questa età. Circa la metà dei pazienti con orchite sviluppa qualche grado di atrofia testicolare e raramente può residuare anche sterilità. Pancreatite. L'infiammazione del pancreas è una complicanza rara, 2-5%, che sembra possa favorire l'insorgenza del diabete. Perdita dell'udito. Avviene in un caso ogni 20.000 e proprio la parotite rappresenta la principale causa di sordità neurosensoriale infantile acquisita. Altre complicanze meno frequenti sono artralgia, artrite e nefrite.
Inoltre, il contagio durante le prime 12 settimane di gravidanza è associato a un'alta percentuale di aborti spontanei, circa il 25%. La piccola Rosalia si è ammalata. Sono comparsi prima alcuni puntini rosa dietro le orecchie, sul viso e sul collo, poi si sono diffusi su tutto il resto del corpo. È rosolia. L'eruzione cutanea scomparirà nel giro di 2 o 3 giorni. Nei ragazzi e negli adulti, di solito l'esantema è preceduto da 1-5 giorni di febbricola, malessere, linfoadenopatia e sintomi delle alte vie respiratorie. Rosalia ha incubato la malattia per circa 16-18 giorni ed è stata contagiosa dalla settimana prima della comparsa delle macchioline e lo sarà per i prossimi 4 giorni. L'esantema, in circa il 40% dei casi, non si manifesta e compaiono soltanto la febbre e la tumefazione dei linfonodi. Rosalia sarà immune dalla rosolia per tutta la vita. Il 70% delle donne adulte che contraggono la malattia soffriranno di artralgia o artrite, che compaiono in concomitanza con l'esantema e durano fino ad un mese. Si verifica un caso su 6.000 di encefalite, soprattutto negli adulti, mentre le manifestazioni emorragiche si hanno in un caso su 3.000, soprattutto nei bambini. Altre complicazioni includono orchite, neurite e una rara sindrome tardiva di panencefalite progressiva, la sindrome da rosolia congenita. La rosolia può costituire un grave pericolo se contratta durante la gravidanza, specie nei primi 3-4 mesi. Infatti il virus passa dalla madre al bambino attraverso la placenta e può provocare aborto spontaneo, morte intrauterina, malformazioni e lesioni, principalmente a carico del sistema nervoso, dell'apparato cardiocircolatorio, degli organi di senso, con ritardato sviluppo fisico e psichico. Un neonato che ha contratto l'infezione durante la gravidanza può trasmettere il virus per diversi mesi. Per evitare tutto questo entra in gioco il vaccino. Il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia MPR è costituito da virus vivi, ma sottoposti ad opportune modifiche che li rendono incapaci di provocare la malattia, ma ugualmente in grado di stimolare la produzione di anticorpi efficaci contro l'infezione naturale. Viene somministrato per via sottocutanea. Il calendario vaccinale prevede 2 dosi di vaccino MPR, la prima dose tra i 12 e i 15 mesi di età, la seconda dose a 5-6 anni di età. In ogni caso, a qualunque età dopo il 12° mese, qualora non sia ancora stata contratta la malattia, è importante sottoporsi alla vaccinazione. Non deve essere vaccinato chiunque abbia avuto una reazione allergica grave alla prima dose del vaccino, alla neomicina o ad altri componenti del vaccino. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, le donne in gravidanza, i pazienti con grave compromissione del sistema immunitario, per esempio tumori, HIV con grave immunodepressione, alcune immunodeficienze congenite. Deve essere informato il medico vaccinatore se la persona che riceve il vaccino ha una malattia che coinvolge il sistema immunitario o è in trattamento con farmaci che deprimono il sistema immunitario, ha un qualsiasi tipo di tumore o è in trattamento per una malattia tumorale, ha un numero di piastrine basso o altra malattia del sangue, ha ricevuto un vaccino nelle ultime 4 settimane, ha ricevuto immunoglobuline o trasfusione di sangue. Le false controindicazioni alla vaccinazione, la terapia antibiotica in corso, la gravidanza di un convivente, le reazioni locali o febbre lieve dopo una precedente vaccinazione, la storia personale o familiare di convulsioni e malattie neurologiche, la storia familiare di SIDS, la sindrome di Down, la malattia acuta lieve, anche febbrile, storia di allergia non correlata ai componenti del vaccino. Il soggetto vaccinato non rappresenta un rischio per le donne in gravidanza e per i soggetti con malattia del sistema immunitario, perché l'eventualità che questo soggetto infetti altri membri della sua famiglia non è mai stata documentata. Soggetti con allergia all'uovo di grado medio-lieve possono essere vaccinati normalmente. Soggetti con allergia più grave possono comunque essere vaccinati adottando alcune particolari precauzioni. I rischi della vaccinazione. In genere il vaccino è ben tollerato. Come qualsiasi farmaco, comunque, potrebbe causare problemi come reazioni allergiche e anche importanti. Il rischio che ciò si verifichi è estremamente ridotto ed è sicuramente inferiore rispetto a quello di complicanza delle malattie. Oltre alle comuni reazioni, gonfiore, arrossamento e dolore, nel punto dove è stata effettuata la vaccinazione, si possono verificare reazioni come febbre, fino a 1 caso su 6, lieve esantema, puntini rossi sul corpo per un 5%, gonfiore al viso o dietro al collo, circa 1 caso su 75 per 1-2%. Queste reazioni si verificano dopo 6-14 giorni dalla somministrazione del vaccino. Raramente si possono manifestare convulsioni febbrili, 1 caso su 30.000. Le convulsioni sono ben più frequenti nel caso di malattia, soprattutto per il morbillo.
dolori e infiammazioni alle articolazioni, più frequenti negli adolescenti o adulti, soprattutto donne, per lo 0,5% nei bambini, 25% negli adulti predisposti, che svilupperebbero una forma più grave se contraessero la malattia. Riduzione del numero delle piastrine, o piastrinopenia, un caso su 30.000 entro 2 mesi. Questa complicanza è 10 volte più frequente se ci si ammala naturalmente di morbillo o rosolia. In meno di un caso per milione di dosi, sono state segnalate gravi reazioni allergiche dopo vaccinazione MPR. La vaccinazione può essere effettuata presso tutti i centri di vaccinazione delle ASL di competenza. Campagna di comunicazione per la vaccinazione MPR a cura della Regione Abruzzo, Direzione delle Politiche Sanitarie.